Benvenuti in un nuovo video di Gardu. Come vedete siamo in una mappa insolita, siamo su Skyblock, ostati dal nostro amico Equalizer, Yay! nonché compagno d'avventura. Allora, Giardo, stavolta vedi di non farmi iniziare. Stavolta? Questa volta che facciamo Skyblock. Ok. Intanto mi prendo gli obiettivi sotto mano. Incominci con levarti dal di qua che faccio il solito generatore di cobblestone. Ok. Ok, abbiamo un po' di cobblestone e qui c'è. Ho già provato a fare dei test offline su Skyblock. Non oso immaginare come stai andando. No, sono andati anche bene, Poi ci faccio una base in modo che non cada niente. dai. Ok, vabbè, per adesso ne puoi lasciare ancora uno di blocco, così non cadono le foglie. Ma tanto le foglie non cadono finché non. Appunto. Questo è quello sopra. Infatti, finché non li togli tutti non cadono. Basta. Poi ne teniamo da parte uno, facciamo subito la torcia così. Ah, giusto, prima dobbiamo fare il piccolo dettaglio. Gli obiettivi li facciamo a random. Sì, li facciamo quando vengono. Quando ci capita di poter fare un obiettivo, lo facciamo. Ok. Questo qui. Questo mettiamo qui e questo mettiamo arrivato Gardo. Ti do un blocco di. Che? Ah. E Non darmi niente, Gardo. Levati da lì. non scavo io. No, c'ho già qui, ne faccio tre per fare. No, ne faccio 3, 6. 10, no, 10, lo faccio. 9-10 per fare la fornace, poi dopo lo passo. Ok. Speriamo che stavolta il cubetto di ghiaccio non si smaterializzi così nel nulla. Oppure che non si perdano secchielli per strada. Dentro al buco. Andiamo un tebus. Si entra, oh. Ah, il ghiaccio. Perfetto. Quando hai fatto un po' di cobblestone, mettila nella cesta. Non Ok. c'è bisogno che stai a 90, guarda. Vabbè.
soprattutto speriamo che diano degli alberelli. Prima ampliamo di 3 blocchi questo scompartimento. Scompartimento. Poi avevo giocato un'altra versione di Skyblock, in cui c'era più cose, c'era solo lava e acqua. Si dava già il cubetto di là, i cubetti. Voilà. Ti dava le ragnatele per farti la lana, per farti Magari stai fermo così non vado a finire nella lava. Io sono qui tranquillo, perché in là di questo non vado, quindi questo piglia i blocchi che ti cadono qui dentro. Ma giusto, io sto qui dentro, te scavi, io sto qui dentro. Inizio. Non ci provo. Ne è appena caduto uno e te sei appena uscito. Comincio ad allargare quei blocchettini che ho preso. Sai cosa potremmo fare un giorno? Tipo, facciamo che te riprendi il tuo, io riprendo il mio, poi lo montiamo e facciamo vedere prima un po' di uno, poi un po' dell'altro. Sperando che il processore grafico regga. Regalino. Grazie. Adesso aspetto di esaurirlo. Quando hai esaurito, cambi il piccone e mi dai il cobblestone che hai fatto. Va bene. Questa parte. Entra la chest. Dai. Sì, vabbè, vanno finiti tutti nella. Gli inconvenienti dell'ambiente. L'ultimo blocco di legno. Ah no, ce n'è. Cominceranno a cadere. Speriamo. Dammi la combo. Arrivo. Chest. Io direi, per fare un piano bisogna rendere quadrato questo pezzo. Facciamo dei piani tutti uguali, perfetti, impilati, no? Sì, è vero, Magari facciamo una scaletta al centro. sì. Ho preso già un Un alberello. brello, sì. Blessia, portami via. E se lo metti qua vicino all'acqua e alla luce non fa prima crescere. Sì, però non vorrei rischiare che la lava lo bruci, quindi dopo rifacciamo tutta la cobblestone, la facciamo qui. Che comunque basta soltanto la luce, quindi metto un cubetto di terra. Ah, ok. Vai, uno drop. Facendo un balletto per questo poi stavo finito. Ah, ho preso il cubetto di
Questo sarà un piano, forse magari lo facciamo più grande di uno. Quant'è per adesso? 6, 3, 9. Solo 9? Sono Esatto, dure. 9 per 9, penso. 3, 6, 3, 9, Post. sì. Oh, un solo dannato albero. No. Dai, stronzo. Evitare il peggio, lascio tutti, scascavo, stabili, stabili, stabili. Se l'acqua ce la mettiamo sotto, secondo te vale comunque? Se l'acqua gliela mettiamo sotto, dove? All'albero, mettiamo l'albero sopra l'acqua. Sotto, Sopra non credo, forse di fianco al massimo. sotto. Cioè, in modo che sotto c'è l'acqua, c'è il cubetto di terra, c'è l'albero. Ah, boh. Possiamo provarci dopo. Io sono sicuro che funziona anche senza l'acqua, perché l'abbiamo fatto in un let's Sì, play. lo so, però con l'acqua aiuta. Boh, sono un genio. Troppami del cazzo di alberelli! Cioè, nel mio single player ho messo gli alberi da gomma vicino all'acqua e in 3 giorni sono cresciuti. Ah, invece Senza torce, senza acqua con la torcia un giorno. Ho un'idea per fare il piano sotto. Invece di fare come avevamo fatto prima, con la pallata di lava, pensare. possiamo fare una scaletta al lato di questo No, blocco. facciamo che l'acqua ci porta giù. Questo coso qui. Facciamo un buco qui in mezzo. Fratello! Facciamo un buco qui in mezzo dove scava la roccia, così No, che facciamo uno doppio. In pratica spostiamo il generatore di cobblestone qui. L'acqua aspetta, dove sì? fa due rami. In pratica fa così. Mettiamo qui. Ok, lì dopo lo tappo. E qui la lava. Mentre di qua che va giù completamente. Ah, ok. E così usiamo quello come specie di ascensore. Vabbè, però facciamo attenzione perché. Ah, ci vai te per prima finché non c'è il piano, perché conoscendomi faccio il danno. Oh, guarda. Ah. Questo cubetto finisce. Sfugge, no! Niente, c'è il cubetto, c'è il cubetto, c'è. Ho un blocco da 64. Ui! Ce ne serve un 81 per fare un piano. Mi daresti due sticche? Ah, non li prendo di qua, a posto. Penso che mi serviranno 100 per un piano, penso di allargarlo a 2. Oppure la lava la metto lì, questo qui lo allungo di 1, così sono sicuro che non si brucia l'albero che metteremo qui. E poi lo metteremo qui ancora per andare sicuro. Fighter. Ad andare il blocco nel deserto in miniatura ci andiamo più avanti. Ah, poi. Largo di uno. Va bene. Poi mi è venuto in mente, cioè ho visto anche dei video, come evitare di fare il danno. Metti prima un piano di cobblestone sotto la sabbia e poi ci vai sopra.